Sì, e andiamo, ma io di questo passo a fine anno non ci arrivo. Io di questo passo a fine anno non ci arrivo perché è stata una vittoria Arcadio Palma, una vittoria vitale perché veramente bisognava dare un segnale forte questa sera e per fortuna sono arrivati 3 punti importantissimi. Bentornati sul mio canale, Lecce Fiorentina 3-2. Prima di cominciare a parlarne, vi invito come sempre a lasciare tanti pollicioni in su, iscrivetevi al canale, qualora non l'aveste già fatto, fatemi sapere con un commento qui sotto la vostra su questa partita incredibile, incredibile veramente. Che dire, il nostro Lecce parte fortissimo. I primi 10 minuti sono stati di studio da parte delle due squadre, ma poi dopo che all'11esimo, Capà aveva preso una traversa con un bel colpo di testa, è stato tutto un altro Lecce perché poi c'è stata l'azione del gol di Remy Udén, un calcio di punizione dove chiaramente lì ci sono state delle colpe da parte della barriera della Fiorentina, il pallone che passa attraverso l'unico buco lasciato scoperto dalla barriera, passa attraverso tra Sottil e Bonaventura e si deposita in rete. Dopo il Lecce ha tante altre occasioni per andare sul 2-0, un palo di Kristovic, un colpo di testa di Anqui sparato da Terraciano, un altro colpo di testa di Blen sul finale del primo tempo parato bene da Terraciano e poi finisce il primo tempo. Sicuramente un vantaggio meritato perché la Fiorentina comunque aveva avuto solo un'occasione con un tiro di Bonaventura da fuori area e se non era un'altra conclusione di Faraoni. Secondo tempo parte, abbiamo subito due occasioni nitidissime, una con Kristovic che si divora in maniera incredibile il gol del 2-0 davanti alla porta, era praticamente tutta sguarnita, aveva solamente Terraciano da battere e deposita in maniera clamorosa il pallone fuori. Stessa cosa Banda che supera in velocità Martinez quarta e però si fa ipnotizzare da Terraciano. Dopo purtroppo arrivano i due gol della Fiorentina, lì davvero sembravano essere tornati i fantasmi delle partite scorse, perché la Fiorentina appunto pareggia i conti, ora davvero non mi sta venendo nemmeno che ha segnato il gol del 1-1, Mandragora intorno al 50° minuto con un bel tiro di sinistro da fuori area che si deposita all'angolino basso difeso da Falcone. Poi subito dopo il 2-1 della Fiorentina che arriva al 68°, erroraccio clamoroso, clamoroso da parte di Falcone che si passa il pallone con Baschirotto, ma da lì, caro Falcone mio, da lì la palla la devi prendere e spazzarla più lontano che puoi. Non c'è bisogno di fare questi passaggi davanti alla propria porta, perché poi regala il pallone a Beltran che si deposita il pallone per il 2-1. Dopo Lecce che ci prova, non riesce a trovare l'occasione giusta. La Fiorentina che è andata vicinissima al gol del 3-1 con una traversa di Belotti e poi un colpo di testa sempre di Martinez quarto, di Ranieri, ora non ricordo benissimo, che è uscito di poco al lato dal palo destro difeso da Falcone e poi tra il 90 e il 92esimo arriva la rimonta clamorosa del nostro Lecce. Prima un gol di Piccoli al 90esimo, un bel colpo di testa che si deposita alle spalle di Terraciano e poi il 3-2 del Lecce. Azione dalla destra, Kristovic prova a tirare in porta, il pallone viene parato da Terraciano, arriva Patrick Dorgu che col sinistro fa partire una rasoiata e che si fa sbattere all'incrocio dei pali e va in porta. Quindi i cambi hanno inciso, quindi D'Aversa veramente oggi l'ha vinta la partita e quindi sono assolutamente contento per questa vittoria perché serviva assolutamente come il pane, e serviva una reazione, per fortuna è arrivata. Che dire, vi ringrazio di cuore per aver visto questo video. Forza Lecce sempre! Mamma mia, quanto ti amo Lecce quando fai queste partite, queste rimonte incredibili. E non è la prima volta che succede. Vi auguro un buon fine settimana a tutti voi e ciao a tutti.